hanno fermato, ma tu sei quello, se io sono io che sono stato fermato, ma tu sei quello che ha fatto la trasmissione in radio, e io sì, vuoi l'autografo? E vabbè, e se n'è andata, se n'è andata, mi ha detto ciao. Ho capito, domani siamo. No, andiamo, dai. Esattamente. Partiamo? Partiamo registrazione così diretta? Vai. 3, 2, 1. Buonasera a tutti, siamo su sherradio.it, trasmissione innominata stasera perché è improvvisata. E abbiamo qui come ospite, grande ospite tra l'altro, il primo ospite illustre che la nostra radio può dire di pregiarsi, no Peter? Assolutamente. E abbiamo il candidato sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, per il centro-sinistra ovviamente. Buonasera Giuliano Pisapia. Ma perché ovviamente? Cioè, su tutti i cartelli. Ha vinto a furor di popolo le primarie, quindi è stato consacrato. E anche perché poi sui cartelloni c'è dappertutto, la sinistra che, quindi per forza di sinistra. E quindi vinciamo di sicuro allora. Beh, facciamo le corna. Noi non lo possiamo siamo dire. Siamo un po' scaramantici quello. Però già aver vinto le primarie mi sembra un ottimo passo. Noi abbiamo questo schema durante la nostra trasmissione per chi ci ascolta per la prima volta, anche perché è la prima volta che ci ascoltiamo pure noi alla fine, perché se ci vede la prima registrazione in assoluto, dove abbiamo un hardcoreman, Peter, che pone delle domande interessanti, mentre invece c'è chi parla vambora, come me. Quindi Peter, prego con le domande. Che responsabilità, di solito. La responsabilità. Cioè, tu sei il serio e lui è... Il facendo. Questo indica il livello generale. Ah, comunque. Buonasera, Giuliano Pisapia. La prima domanda, visto che siamo una radio di gente giovane, è appunto rivolta alla politica che propone per i giovani di questa città, che negli ultimi anni sembrano essere stati sacrificati dall'amministrazione, spazi di aggregazione chiusi, cintati, coprifuoco e ZTL. Come pensa lei di impostare, e se il comune debba impostare una politica per i giovani, spazi aggregativi e eventi, non lo so. Beh, essere venuto qua è la dimostrazione di come sarà la Milano nuova, la Santa La Luce Milano. No, cioè che abbiamo un pubblico folto oggi, si appoggia alle lo spazio è piccolo. Questa è veramente la visita che mi avete permesso di fare, la vostra radio per me è stata veramente... La possibilità di finire in bellezza una serata splendida, ma faticosissima, partendo dalle case popolari di Baggio, attraversando l'Arci Olmi, dove abbiamo fatto un bellissimo dibattito, arrivare qui e vedere in questo locale piccolo, anche un po' buio, che è nata, si è sviluppata un'iniziativa come quella di una radio di quartiere, ma che si rivolge non solo al quartiere, ma anche ai giovani di tutta la città, io credo e spero, anzi ne sono certo, è già l'emblema di come sarà la Milano di domani, quando se riusciremo arriveremo a Palazzo Marino non più come opposizione, ma come maggioranza. E cioè una Milano dove ci saranno tanti luoghi dove i giovani potranno sviluppare la loro creatività, dando un aiuto a sviluppare, a dare anche possibilità di lavoro, possibilità di svago, possibilità di divertimento, di ascolto e soprattutto dare concretamente il diritto di parola a tutti, anche a chi oggi non ha voce. Sono esperienze importanti che spero si moltiplicheranno. E per quanto mi riguarda, se sarò sindaco, darò tutti i luoghi pubblici per poter sviluppare iniziative come queste e anche tutti gli aiuti possibili dal punto di vista di superamento dei blocchi burocratici che spesso impediscono a chi ha un'inventiva, a chi ha un progetto, a quel talento che ha un'idea di poter far diventare quell'idea una realtà. Beh. Ho parlato troppo, è già un po' politichese questo, spero di no. E noi a questo ci teniamo. Esatto, sempre rimanendo ai giovani c'è il problema un po' degli alloggi, noi siamo studenti universitari, fortunatamente abitiamo a Milano e frequentiamo a Milano l'università, ma ci sono tantissimi giovani studenti fuori sede ed è proprio veramente un problema pesante la casa, l'alloggio. Affitti alle stelle, politiche comunali finora inesistenti o molto ridotte.
prima devo chiedere una cosa, perché fino a 10 minuti fa mi davi del tu, adesso radio mi dai del lei? Vero, no, perché dobbiamo mantenere uno. Perché non sappiamo fare il nostro lavoro. È professionalità questa, è professionale, va benissimo. No, no, è perché non sappiamo fare il nostro lavoro, di non sappiamo tra lei e il tu, decidi tu. Sto anche scherzando da talora, ma invece la domanda è molto seria. Come sanno gli ascoltatori, forse meglio di me, affittare non una stanza, ma un letto vicino all'università costa 300-400 euro al mese, e le possibilità di avere alloggi, come era un tempo, nelle case degli studenti piuttosto che a prezzi convenzionati, è sempre più impossibile o in ogni caso difficilissimo. Bisogna cambiare il piano del governo del territorio, cioè il futuro di Milano sul territorio deve determinare che si costruisca, sì, possibilmente sul costruito e non rubando verde o terreno agricolo ai milanesi, per quella tipologia di abitazione che servono realmente ai milanesi, quindi non i grattacieli, non le case di lusso che costano 9.000 euro al metro quadrato come in molte zone sta venendo di Milano, ma quelle case di cui Milano e milanese, soprattutto chi viene a Milano a lavorare piuttosto che a studiare, ha necessità. E allora io dico che questo sarà l'indirizzo della giunta mia, se i milanesi vorranno che sia io il prossimo sindaco di Milano. E per quanto riguarda gli studenti, bisogna creare non solo strutture adeguate, ma utilizzare anche molte di quelle case del comune oggi chiuse, oggi murate, che attraverso un piccolo intervento di ristrutturazione possono diventare alloggi per studenti, creando anche nelle case popolari quel mix sociale che aiuterebbe tutti, aiuterebbe gli anziani e aiuterebbe i giovani, e creerebbero coesione sociale. Ma quando parlo di case popolari voglio dire apertamente devono essere case popolari vivibili, dove non sia non solo pericoloso, ma dove sia bello vivere, perché una volta le case popolari erano belle, erano vivibili, oggi sono degradate, quindi il primo compito del sindaco è rimetterle a disposizione di chi ci abita, renderle dignitose e aprire gli spazi ai giovani e anche ai bisognosi. Perfetto. Molto spesso però le case popolari sono in periferia o molto distanti dal centro. Noi viviamo a Baggio, ridente quartiere di Milano, che soffre però di una patologica distanza dal centro, soprattutto dalla metropolitana. Progetti vengono proposti, ma poi per mancanza di fondi sempre archiviati. In effetti un prolungamento della metropolitana rossa banalmente sembra un miraggio. Però è stato promesso il bike sharing qui a Baggio, con l'apertura dell'Expo College. Progetto scomparso nel nulla. Le chiediamo come lei pensa di collegare questa periferia, come altre zone un po' scomode, alla rete veloce di trasporti, perché sì, ci sono tre linee di autobus, ma molto lente e poco efficienti. Poi c'è anche un altro problema, che è, diciamo, i mezzi notturni, la metro che chiude all'una praticamente. All'una al massimo. E anche i mezzi, qui c'è un mezzo che si chiama la 18 che ci collega a Piazzale Baracca, che sostituisce in parte la metro, ma sì, passa una volta ogni morte di papa, diciamo. E poi, papi longevi, ma poi... Per non entrare troppo nei particolari, però... E c'è sempre lo stacco notturno. E c'è sempre lo stacco notturno. Così. Così. Progetti per il futuro. No, poi volevo anche dire un'altra cosa, perché c'è qua Silvia e quindi voglio dire questa cosa bellissima, perché l'ho scoperta in questo lungo viaggio che da giugno faccio per Milano, e nel tentativo, nella volontà e nella speranza di cambiare Milano, che ci sono anche iniziative di housing sociale molto importanti, tipo quello della Cordata, che danno disponibilità agli studenti. Sono molte piccole appartamenti a disposizione degli studenti a prezzi realmente possibili, accettabili anche da chi non ha un lavoro e precario. Io credo che iniziative come queste sono importanti, bisogna non solo valorizzarle ma ampliarle il più possibile, sempre più in zone che possano essere vivibili e possono essere vivibili contemporaneamente da anziani e da studenti. Il problema del trasporto è fondamentale, due aspetti sono stati
evidenziate e credo che sia utile ribadirle, e cioè il bike sharing è una delle tante promesse che ha fatto questa giunta. Aveva promesso bike sharing ma anche rastrelliere, perché poi se si hanno le biciclette non si sa dove metterle, è assolutamente inutile. Nel numero di 5.000, adesso a fine mandato è passata a prometterne dalle attuali 1.300 al 2.500, ma sempre alla metà di quello che si era impegnata a fare. Eppure ci vorrebbe poco, bastava ragionare in maniera diversa, cioè non pensare che le biciclette servissero solo in centro, ma anzi soprattutto che servivano per andare dalla periferia al centro e poi tornare a casa dal centro alla periferia, in modo che anche le tante macchine, oltre 750.000 che entrano a Milano ogni giorno, potessero essere lasciate fuori dalla cerchia della città per poi avere però i mezzi per arrivare in città. Bike sharing sicuramente per i giovani è molto più bello e più divertente, ma i mezzi pubblici sono fondamentali. E per quanto riguarda i mezzi pubblici, credo che sia importante anche, oltre a modificare i tempi, perché oggi le attese dei mezzi pubblici sono estenuanti, ma anche gli orari. E la sera, io dico, bisogna un po' essere prudenti quando si prendono le linee, ma almeno il venerdì e il sabato sera le metropolitane e i determinati mezzi, quelli che sono gli unici mezzi per arrivare dalla periferia in centro e viceversa, devono rimanere, non dico aperti tutta la notte, ma aperti fino a tarda notte. Sarebbe un vantaggio anche non solo per i ragazzi, per chi non ha la patente, ma anche per i genitori, che altrimenti se i ragazzi escono il venerdì sera e sabato sera fino a tardi con l'autovettura, poi rimangono con l'angoscia, che è meglio evitare, evitando la macchina ma dando però la possibilità di tornare a casa e arrivare nei luoghi di aggregazione, di divertimento, di svago e di musica utilizzando i mezzi pubblici. Ottimo. Se no un'idea che si ma rapisa... mi dà il voto ogni volta. Vabbè, però per fortuna ottimo. Avevamo anche i cartelloni. No, l'idea che avevamo pensato per avvicinare questo quartiere a Milano è l'istituzione a Visceglia, capolinea del metro qua vicino, di una bike station sul modello di San Donato, al capolinea del metro gialla. Questo permetterebbe un po' a noi baggesi di arrivare in bicicletta al capolinea e lasciare la bici custodita, perché il deterrente nelle belle giornate all'uso della bici è la paura del furto, che un po' una landa desolata come a Visceglie è molto avvertita, quindi sì, potrebbe farla proprio. Sì, sono assolutamente d'accordo. Secondo me nella tua domanda, nella tua domanda c'era anche qualche cosa di più, e cioè la richiesta del biglietto unico, che secondo me è fondamentale. Perché se tu fai il biglietto unico, chiaramente poi bisogna ragionare sul prezzo, in cui sul quale poi utilizzare la metropolitana e i mezzi pubblici, utilizzare la bicicletta ed eventualmente anche utilizzarlo per visitare un museo, secondo me se troviamo un prezzo adeguato riusciamo a dare un servizio, specialmente per gli studenti.